Bene, prima di passare ad esaminare nel dettaglio questi istituti giuridici, alcune questioni di carattere preliminare, alcuni chiarimenti. Quali sono i documenti di identità validi? Se c'è un obbligo giuridico nel nostro ordinamento di portare con sé un documento. Qualvolta si esce di casa per esibirlo alla richiesta di un pubblico ufficiale e se si può fare uso della forza nel caso in cui una persona rifiuti di farsi identificare. Per quanto riguarda i documenti di identità ritenuti validi, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, segnatamente l'articolo 3, e il DPR 445 del 2000 ci dicono che il documento di identità per eccellenza è la carta d'identità, cartacea o elettronica che sia. Il DPR 445, l'articolo 35, ci dice inoltre che sono considerati documenti equipollenti, cioè che hanno lo stesso valore della carta d'identità, tutta un'altra serie di documenti. E ne fa l'elenco sia pure a titolo, come dire, semplificativo e non esaustivo. Questi documenti equipollenti sono la patente di guida, la patente nautica, il porto d'armi, il passaporto, comunque qualsiasi altro documento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché dotato di fotografia e di timbro dell'amministrazione che lo ha rilasciato. Questi sono, ripeto, documenti validi. Capita talvolta che in sede di controllo una persona esibisca autocertificazione, fatta ai sensi del DPR 445 del 2000. Questa autocertificazione va accettata, nel senso che è comunque un documento valido, sempre che i dati in essa indicati siano dati veri. Ma va accettata non come documento sostitutivo della carta d'identità o di un altro documento, ma come declinazione delle proprie generalità. Quindi, detto questo, a proposito dei documenti d'identità, passiamo a vedere la seconda questione, cioè c'è l'obbligo giuridico di portare con sé questo documento quando si esce di casa? No, non c'è un obbligo generalizzato. Salvo per alcune categorie di, diciamo di persone. Tra queste abbiamo le persone sospette o pericolose, cioè sono persone che sono state dichiarate tali dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale autorità impone loro di dotarsi di una carta d'identità e di portare, di esibirla ad ogni richiesta dei propri ufficiali e dei propri agenti di pubblica sicurezza. Un'altra categoria importante è quella degli stranieri extracomunitari che devono sempre poter esibire al pubblico ufficiale il documento di identità e il permesso di soggiorno, comunque un altro documento che ne attesti la permanenza, la regolare permanenza sul territorio nazionale. Dunque, a parte alcune categorie di persone, queste sono le più importanti, per gli altri non c'è, ripeto, un obbligo giuridico comunque di avere sempre con sé un documento. C'è però l'obbligo di declinare le proprie generalità alla richiesta di un pubblico ufficiale. Ecco, questo è un obbligo previsto dall'articolo 651 del codice penale. Le generalità che valgono a identificare una persona le abbiamo esaminate prima, ripeto, sono nome, cognome, data e luogo di nascita. Residenza ed eventualmente, se diverso, domicilio o dimora. In realtà l'articolo 151 parla anche di stato e qualità, ma queste ultime due indicazioni dobbiamo leggerle, interpretarle alla luce di tutta un'evoluzione normativa, ad esempio in relazione anche a quanto prevede l'articolo 35 del DPR 445 che stabilisce praticamente che lo stato civile non va più indicato se non richiesto dall'interessato, non va più indicato sul documento di identificazione. Quindi su questi ultimi due dati non starei molto a sottilizzare.
Quindi non c'è l'obbligo del documento, ma c'è l'obbligo di declinare le proprie generalità nei confronti del pubblico ufficiale. Non è necessario che sia stato commesso un reato o comunque un qualsiasi illecito perché il pubblico ufficiale possa chiedere i documenti. L'importante è che sia nell'esercizio delle sue funzioni. E sono pubblici ufficiali, lo ricordo, in relazione a questa imponente attività di controllo di questi giorni, lo sono non solo le forze di polizia d'ordinamento statale, ma anche le polizie locali e i militari che sono impegnati nei servizi di pattugliamento e in ausilio alle forze di polizia. Si può fare un uso della forza qualora una persona rifiuti di farsi identificare, cioè per accompagnarla in ufficio ed effettuare quella identificazione che non si è riusciti a fare su strada? Assolutamente sì. La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte su questa questione, quindi fa parte della giurisprudenza, diciamo, consolidata della Suprema Corte. Per cui in queste situazioni si può fare un uso della forza in grado di superare, di vincere questa resistenza. La Corte parla di forza muscolare, cioè come a dire, cioè eventualmente si usano più operatori per accompagnare questa persona in ufficio. Tra l'altro, a secondo della resistenza, è chiaro che a quel punto il reato non è più quello contravvenzionale previsto dall'articolo 651. Cioè l'arresto alla menta, ma siamo in presenza eventualmente di un vero e proprio delitto, che è quello di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del codice penale. Capita talvolta, anche in sede di controllo, che la persona controllata chieda lui agli operatori di polizia, nonostante questi siano in uniforme, e con l'auto di servizio avente il colore di istituto, sia lui a chiedere, prima di ogni cosa, che si identifichino gli agenti. Si tratta chiaramente di un atteggiamento provocatorio, comunque di un atteggiamento segno di una persona alterata o in difficoltà. È opportuno disinnescare questi atteggiamenti riferendo che le generalità, i dati degli operatori saranno riportati negli atti che si andranno a redigere, in ogni caso gli saranno forniti, ancorché non si dovessero redigere atti, perché questo fa parte del corretto, trasparente agire della pubblica amministrazione, no? Trasparenza e correttezza sono principi del nostro ordinamento che devono caratterizzare l'attività della pubblica amministrazione alla quale anche le forze di polizia appartengono.